La cittadinanza attiva che significa lotta alla mafia, che significa diffondere la cultura della legalità a partire dalle scuole. E soprattutto in ambito educativo, che è l'ambito che più mi compete ovviamente, significa eventualmente non restare mai subito, insomma, e la sudditanza è legata ad un modello subculturale che è quello della rassegnazione. Ecco, credo che molti non cittadini si limitano ad essere tali proprio perché sono rassegnati. Ed è proprio vero che la rassegnazione determina poi una delega in bianco a tutti, dalla politica, ovviamente che guardo con rispetto, oserei dire persino con simpatia, ma anche al malaffare che potrebbe intercettare la politica e la vita stessa dei cittadini. E quindi stare qui questa mattina è un motivo in più per dire che io c'entro, insomma, e non posso delegare agli altri. Ecco, che cosa sentite dei ragazzi nelle scuole quando Libera insomma, va a parlare ai ragazzi di questi temi? Ma i ragazzi hanno sempre grande stupore dinanzi alla coerenza, agli atteggiamenti concreti e soprattutto alle capacità del ribaltamento della propria condizione. Penso al ribaltamento, penso ai familiari delle vittime che trasformano il lutto in un impegno. Penso anche a quei ragazzi che hanno conosciuto l'esperienza della marginalità, dell'essere drop out e che invece poi nell'impegno hanno canalizzato le loro risorse, il loro essere giovani, anziché mettere la loro vita nelle mani della camorra, hanno preferito metterla nelle proprie mani, nelle mani della libertà. C'è sempre il sospetto, ma è sicuro che non ha fatto niente, no? Ma perché c'è bisogno per forza di fare qualcosa per meritare la sudditanza e la morte, no? Non si può essere veramente innocenti, ma lo siete voi. Sì, perché pure voi magari commettete qualche stronzata come me, ma siete fondamentalmente innocenti. Cioè, non avete nulla a che fare con la prevaricazione sull'altro per il gusto del vostro accumulare. Ma non ci credo, se fosse vero, non ci crederei. Ma non è vero, lo so che non è vero. Quindi capite bene, quindi possiamo dirlo, siamo persone innocenti. Poi pure a me è capitato di dover pagare la multa per la macchina, ma non credo che, come dire, questo condiziona la mia innocenza. No, ho commesso un errore, ma non ho inquinato la mia innocenza. Peggio ancora, non ho prevaricato sull'altro commettendo quegli errori. Allora, partire dalla memoria significa contestualizzare. Noi non stiamo raccontando una storia che appartiene agli altri, è una storia che attraversa la vita delle nostre città. E lo facciamo, l'abbiamo fatto vedendo questa. L'altra dimensione è sui percorsi educativi sulla legalità. Io amo un film che mi ha molto illuminato in questa cosa, che voi avete visto certamente, il film La vita è bella di Alberto Benigni. Vedete, penso che l'avete visto a gran parte di voi, quelli che l'hanno visto ricorderanno, quindi mi scuso se racconto solo un attimo, ma giusto per contestualizzare, ricorderete chi ha visto il film che quando il papà e il bambino stanno nella baracca arrivano dai due SS per descrivere le regole del campo e il papà, per non far dispiacere al suo bambino, per non farlo impaurire, si offre come interprete, non sapendo una parola di tedesco, si offre come interprete, ma non lo fa per fare il clown, per fare il pagliaccio, lo fa perché traducendo dà un segnale al suo bambino di non disperazione, lo mette in una condizione di maggiore agio, ammesso che ci sia dell'agio là dentro.